Dopo 45.000 giorni, Patrice Evra ha deciso. Patrice Evra è un nuovo giocatore dell'Olympique Marsiglia e a 35 anni firma un contratto di un anno e mezzo, e quindi mi viene spontaneamente da dire che concluderà la carriera a Marsiglia. Dico semplicemente una cosa: grazie Patrice, è stato veramente anche un onore averti in rosa. Un giocatore senza dubbio che ha vinto molto, ha vinto tutto nella sua carriera, un giocatore di esperienza, un uomo chiave per lo spogliatoio e tutto quello che vogliamo. Però è altrettanto vero che nell'ultimo periodo Evra non è stato proprio al centro del progetto, anzi mi pare che sia stato il giocatore meno utilizzato da Allegri in questa stagione. E dopo 2 anni e mezzo le strade si separano e va benissimo così. È stata una bellissima esperienza sicuramente quella di Evra, cosa vogliamo dire? È stato utile soprattutto gli altri anni, però quest'anno no, ed è stata secondo me la scelta più giusta per entrambi, per Evra che sicuramente magari, per la Juventus che ha titolare Alexandro, mi viene quasi spontaneamente da dire Asamoah, perché nell'ultimo periodo, nell'ultimo mesetto circa, ha giocato sempre da terzino ed ha giocato sempre bene, quindi secondo me è ottimo per sostituire in qualche partita Alexandro, sperando non si faccia più male. E soprattutto come terza riserva abbiamo Federico Mattiello, che ha avuto proposte da squadre di Serie A come il Pescara, che magari gli avrebbe dato anche un posto da titolare, mentre lui ha detto no, grazie, vi ringrazio, però voglio giocarmi le mie carte alla Juventus, e solamente per questa cosa qui Mattiello è assolutamente da apprezzare. Non vi ho scritto nulla riguardo il prezzo perché non lo so, ho letto 6-7 articoli e nessuno scrive un cazzo. Appena lo saprò sicuramente lo scriverò qui, che cos'è, o nel caso ho pazienza, tanto l'importante è che sia andato via, è buona, cioè non è che dopo fotte sega, un milioncino più, un milioncino in meno, sicuramente non ci ha dato 45 miliardi, no? Sì, ammetto che sicuramente sarà un video abbastanza corto, anche perché fondamentalmente c'è poco da dire. Un giocatore che è stato un grandissimo per gran parte della sua carriera, che nell'ultimo periodo non è tornato molto utile, non è stato al centro del progetto, e siamo giunti a questa conclusione qui, e la Juve fortunatamente si ritrova con una fascia sinistra abbastanza valida, ecco, e nient'altro da aggiungere se non un bel Se anche tu love this game, ti invito a lasciare un mi piace, scrivimi qui sotto un tuo parere sulla cessione e magari che cosa faresti se fossi Marotta. Se secondo te bisognerebbe puntare su un terzino o tenere per questa seconda parte di stagione Asamoah e Mattiello come riserve di Alexandro. Se ancora non l'hai fatto, ti invito ad iscriverti al canale. Io ti mando un grosso abbraccio e tanto per cambiare, fino alla fine. Forza Juve! Perché limitarsi a seguirmi solamente su YouTube? Innanzitutto mi auguro tu abbia apprezzato il culo della Nargi che c'è qui a destra, ma soprattutto ricordati di seguirmi anche su Instagram, Facebook e Twitter. Grazie per l'attenzione, so che sicuramente hai guardato fisso il culo della Nargi, ma vabbè, ti capisco, e nulla, alla prossima!